Ora però torniamo in Italia perché il giorno dopo la visita del Papa a Lampedusa ancora moltissimi migranti sono arrivati nella notte e un barcone è in prossimità dell'isola. Allora ci colleghiamo subito in diretta con il nostro inviato Matteo Parlato. Matteo. Buongiorno, sì, come dicevi tu, un barcone era in prossimità dell'isola, sono stati trasbordati a bordo delle motovedette e ora sono sul molo alle mie spalle, il molo Favarolo. Si tratta di si tratta di 94 persone, 63 uomini, 26 donne, 5 minori e 2 delle donne sono incinte. E anche purtroppo bisogna dire che 2 dei minori hanno riportato delle ustioni da idrocarburi. Ma questa è solo una piccola aliquota delle persone che sono in movimento in questo momento dal nord dell'Africa verso di noi. Secondo quello che ci ha comunicato la Capitaneria di Porto, fra le persone che sono arrivate e quelle che arriveranno entro le prossime 24 ore si parla di 559 persone. L'attività di salvataggio in mare è cominciata già nella notte di ieri. Pensate che ieri alle 10.30 il pattugliatore della Capitaneria di Porto era impegnato a 50 miglia dalle coste libiche, 120 miglia da Lampedusa per dare assistenza a questo gruppo che qua, che poi il pattugliatore è stato raggiunto da 2 motovedette, dai 300 come si chiamano, cioè quei grandi gommoni che sono proprio usati per questo tipo di emergenza. Ma anche stamattina c'è stato un altro arrivo, questa volta proprio un barcone è arrivato indipendentemente qui sulle coste di Lampedusa con 50 persone a bordo e in questo momento la Guardia di Finanza ha le motovedette fuori per pattugliare, per controllare che non ci siano altre barche che siano sfuggite al setaccio, al pettine che vigila, che controlla intorno alle coste di Lampedusa. Quindi, come anche abbiamo detto ieri, con il tempo buono il flusso di persone in fuga, di profughi dal Nord Africa verso l'Europa si è riattivato e ripeto, i numeri ce lo confermano, ci sono quasi 560 persone. Ora queste persone verranno trasferite al centro di accoglienza che in questo momento ha posti a disposizione, ma è importante che subito si riattivi il movimento da Lampedusa verso l'Italia per evitare che anche il centro si saturi, soprattutto in vista di questi numeri. E se non avete altre domande, da Lampedusa vi restituirei subito la linea. Grazie Matteo, mentre parlavi abbiamo...